Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento e forse si spera anche ultimo con Mario più Rabbids Kingdom Battle. Probabilmente quando uscirà questo video sarà già uscito il nuovo Mario più Rabbids, però io qua devo ancora finirlo. Dunque, vediamo un po' cosa c'è da fare, un altro Pazuru. Ok. Allora, si va qui per prima cosa e si prende questa statua che andrà ovviamente messa qui. È certo. Poi si entra qua. E si scende qui sotto, ovviamente. Beh, insomma, per il momento sembra abbastanza dritta la faccenda. Quindi non mi sembra ci si crei grossi problemi, no? Eh no, questo va messo qui. E poi torniamo qua sopra. Oh, questo invece, dove lo spingiamo? Verso... eccolo lì. Ok, e questo è fatto. Poi, questo qui lo mettiamo sul blu e ci siamo in teoria. Ah, sì, perché ora si apre anche l'altra porta di là. Bene. Questo è tipo il ponte levatoio, no? Uno dei due. Good. E ora anche l'altro. Questo era piuttosto facile, dai. Devo ammettere che tutti i puzzle sono facili, se non sbagli... la prima mossa, o meglio, uno dei tanti era fuori di testa. E per capirlo ci ho messo un po'. Attenzione. E vabbè, che cos'è? Ok. Questo è l'ultimo mondo. L'ultimo. Bello. Controllo le ultime cose e poi si va. Ho finito di assegnare tutte quante le abilità, quindi ora dovremmo esserci, dai. Sperando, poi se non va bene, oh, uno prova in altri modi. Ehi, ehi, dovete aiutare mio papà! Avrebbe potuto occuparsene da solo, ma gli è capitato qualcosa. Allora è troppo tardi. Dovremmo tornare al castello della principessa Peach e preparare la nostra armata. Bowser Mega Drago. Devo ammettere che pensavo che prima avremmo affrontato Bowser e poi Bowser fuso con il drago. Quindi no, direttamente Bowser Mega Drago boss finale. Allora finisce oggi, amici miei. Salute extra, ovviamente. Dovrò infliggergli 5.000 danni in tutto. Avrà tre fasi come gli altri. Quanta salute ha? 1600. Cavolo, sarà tosta allora. In più ci sono anche gli sgherri qui. Maledizione. Allora, facciamo un po', no, di gioco di squadra, cercando di capire. Perché, allora, Bowser sicuramente si infurierà come una belva satanata. Cerco di infliggere più danni possibili ai minions e di fare danno a Bowser. O mi conviene sconfiggere i minions prima? No, sconfiggo Bowser prima. Non so neanche quanto posso stare vicino. Perché non ho idea di quanto possa muoversi Bowser.
Oh, questi qua li prendo tutti e quattro con la scivolata. E ora con la macchinina radiocomandata posso arrivare a Bowser e fare male anche agli altri due. Ottimo. Mario con vista dell'eroe, Luigi con sguardo d'aquila. E le do lo scudo? No, lo scudo per ora no. Passiamo ai nemici. Aia. Buono. Ah, immune agli effetti secondari? Vabbè, che devo fare? Se la prende con Mario, stranamente. Ah, crea una specie di barriera. Ah, non è, sono gli altri, ok. Ma non capivo chi è che mi stesse facendo quei dottini piccolini. Eroi? Ok, allora... gli faccio comunque male? Sì. Allora, me ne vado qui. Scusami, Luigi, ti vengo... Ah! Ecco, non è uno scudo. Mio Dio, che dolore! Niente, in mezzo al campo. Grazie, No, la barriera dopo la faccio a lei. Toh, così una fase è andata, vai. Aia. Certo che proprio io a capitare preciso sul punto dove cascava la lava sono un mago. Ma proprio bravissimo sono. Allora me ne vado qui, Tanto per gradire. Intanto cerco di eliminare qualche minion, più di tanto non posso fare. Peach, scudo. Non penso di essere più vicino con Peach, ma... penso di essere più vicino con Luigi, però... Mi tocca attaccare Bowser per forza, dai, non posso fare altro. Bell'affare. Proprio perfetto, Mamma mia. Niente, persa malissimo. Persa davvero, davvero male. Ah, ha fatto la barriera, mo? Fregate. Non so se la barriera dura un altro... ecco, solo per questo turno era. Quindi dovevo concentrarmi sui nemici. Oh mio Dio! Mille da... Cosa? Ma... Ma davvero ha fatto mille danni? No, ho letto male, dai. Ma scusami, allora, come facciamo a sconfiggerlo se fa sempre la barriera? Devo sconfiggere i minion prima? No. Boh, non ci sto capendo niente. Lui fa questa cosa, ho capito, ma scusami. Vabbè, ma... Che danno fa? E poi? Torna a barriera. E a che serve? Fammi capire. Che dovrei fare io? Perdere. In questa terza prova mi sto concentrando sui nemici per vedere, insomma, se cambia effettivamente qualcosa. Però, boh, non ne sono... E, boh, vediamo come va. Boh, mi copro... Provo a difendermi intanto, perché non ho la minima idea di cosa fare. Provo a difendermi. E... Basta, non lo so. Come godo ora, come godo. Il grande godimento. Allora, aspetta, me ne vado un attimo qui a nascondermi, Bowser. Tu non ti muovere, ti faccio un pochino di male ora. Ok.
E poi con Mario mi avvicino, ma non troppo. No, con Mario posso anche rimanere qui. Sì, posso anche rimanere qui con Mario. Quindi lui si rimbambisce andando a sbattere contro sti cosi di acciaio. A quanto pare sì. Ho scoperto la meccanica allora. Là non ci arrivo, no, allora devo muovermi. Ai ai ai. Oh! Ah, cosa? Lo stesso. È andata bene comunque, è andata. Va bene allora. Mi nascondo qui la prossima e ti colpisco. È andata comunque bene. Perché? Quindi tutte quante le rocce andavano bene, più o meno. Boh, fanno come pare a loro, ok. Mi sta bene uguale. Non ci credo che ce l'ho fatta, è finita. Tre tentativi per capire come sconfiggerlo, ma ok. Io credo di essere in, come si dice, debito con voi. Spero almeno che questo ti abbia insegnato qualcosa. Anzi, dovrebbe aver insegnato qualcosa a tutti. Non bisogna mai giocare con forze che vanno al di là della nostra comprensione. Ecco, non posso promettervi che sarò buono e bravo per sempre, ma ci proverò. Dopotutto, avere liberato il mio papà da quel giga affare dragoso. Ah, immagino che al suo risveglio avrà un paio di cosette da dirmi. A meno che. Ma certo, credete di prendervi voi tutta la colpa. Voglio dire, tanto odia già Mario, quindi. Offerta allettante. Ma ahimè, dobbiamo tornare al castello della principessa Peach e far sapere a tutti che il regno dei funghi è salvo. Oh, beh, sarà per la prossima volta. Come se dovesse esserci una prossima volta. Aspetta, 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 aspetta. Secondo il gioco 7 turni è sufficiente per sconfiggere Bowser? No, no, non credo. Non credo proprio il gioco. Però fa un po' come ti pare. Mi accontento lo stesso. Oh, 30, 36 nuove armi? Cioè, non è che dici le ultime che mancavano, 36. A me pare che ne mancassero molte di meno. Sì, ora mancherebbero le sfide. Avrei anche il DLC, ma. Non credo proprio. Mi piacerebbe davvero sapere se nella storia è mai esistito un elettrodomestico capace di fare più danni di questo. Un momento. Storia! Potrei usare questo affare per aiutare le nostre versioni del passato a recuperare spawni e salvare il regno dei funghi. Ma. E se lo avessi già fatto? E se il più grande fan fossi io fin dall'inizio? No, no, non ha senso. Quale insicuro ego maniaco potrebbe spingersi a tanto? Impossibile. Però potrei inoltrare questi messaggi alla mia versione del passato, tanto per stare sicuri. Esimio Bipo, simbolo irreprensibile di coraggio, intelligenza e. Eccetera, eccetera. Ok, il resto lo copio e basta.
Vediamo, chi potrei mettere come emittente per evitare poi di confondermi? Cioè, prima. Trovato BF come Bipo del futuro. No, aspetta, ho dimenticato gli allegati. Anche se, ripensandoci, forse farei proprio meglio a evitare. Dopotutto non si sa mai quali assurde conseguenze potrebbero esserci in casi simili. Ecco, cosa potrebbe andare storto ora? Ha ha ha!